preso i danesi con crema pasticcere. Allora, io sono, mi chiamo Christian e sono 3 anni che faccio questo lavoro, dopo il Covid. Io in realtà avevo con la mia famiglia una pizzeria fina per romana. Ho iniziato così perché io stavo in Irlanda, a Dublino, vivevo lì da qualche mese perché lavoravo in un ristorante come manager di sala, ma non avevo mai fatto la pizza io, mai toccato il pane. E è arrivato il Covid e mia madre mi ha chiamato, mi ha detto: senti, noi non abbiamo più il pizzaiolo e vieni tu a lavorare qui. Ho detto: ma io non l'ho mai fatta la pizza. E lei mi ha detto: vabbè, tanto adesso nella zona rossa dobbiamo fare solo le pizze da portare via, sono poche. Vabbè. Quindi niente, sono iniziato così e non ero capace. Però piano piano ho iniziato, ho studiato, ho provato e sono riuscito a fare la pizza. E poi dopo un anno sono arrivato qui, che ha aperto Forno Conti, e ho chiesto se potevano prendermi come stagista. E il ragazzo che c'era qua era molto bravo, mi ha seguito e niente. Poi lui è andato via, dopo 8 mesi è andato via e io sono rimasto responsabile del laboratorio. Poco tempo, breve ma intenso. Adesso lo mettiamo dentro l'impasto. Questo qui è un impasto solo. Da un impasto faccio 3 pani. Quello scuro, mettiamo. Qua frutta, dopo facciamo pan frutto e poi il classico.
dei paninetti all'olio che poi diventano come pretzel, però non sono proprio la forma del pretzel, ma sono dei panini un po' più lunghi, tipo pretzel baguette, così piccole che noi facciamo dentro ripieni. Soda, acqua bollente. Mettendo un po' di farina rimangono bene le dita, vedi? Così non si attaccano. Questo è stracchino, crescenza. Più o meno sono simili. Mi piace di più di tutti questi. Adesso prosciutto cotto alla brace. Ci siamo, eh? Questo è malto d'orzo tostato, reidratato, quindi è polvere, noi mettiamo acqua. Perché se noi mettiamo la polvere qua, la polvere prende l'acqua dell'impasto. Invece lo reidratiamo e così lo possiamo aggiungere tranquillamente all'impasto senza che cambia la sua idratazione. Sicuramente un po' lo ammorbidisce l'impasto, perché comunque questo dà fastidio alla maglia glutinica. Andiamo a occhio, non c'è un peso. Diciamo generalmente 2-3% sulla farina. È molto forte, quindi adesso non ha altro. Pane di segale. L'abbiamo fatto ieri. E questo si fa generalmente un giorno prima di venderlo, perché deve asciugare, deve levare l'umidità. Super seeds, tanti semi. Bauletto. Stesso peso farina, stesso peso semi, quindi 2,5 kg farina, 2,5 kg di semi, sempre lievito madre, tutto lievito madre, eh? Questo è il lievito madre di segale, noi abbiamo anche il lievito madre di segale. Questo è l'impasto, pane, questo è il lievito madre di segale. Lui invece adesso comincia a fare tutta la preparazione delle colazioni. Sono veneziane al cacao, dopo le farciremo con una ganascia al cioccolato bianco e mirtilli. Castagne, fichi, arancia, pistacchio, nocciole.
cinnamon roll. Questa è una glassa di zucchero a velo che metteremo sui cinnamon. Acqua e zucchero, sì, sì, molto semplice. Mi banca al cioccolato e li finiamo sempre con un po' di sciroppetto e della nocciola in granella sopra. Queste baguette di campagna, quindi integrali, al disegno integrale. Adesso sforniamo il pan al cioccolato. Si chiamano veneziane, però sono delle brioche, quindi un impasto di burro, acqua, uova, zucchero, e dentro mettiamo la crema e mandorle e zucchero. Rimane molto morbido perché l'impasto è morbido e anche perché c'è la crema che fa rimanere bagnato. Okay. Ma secondo me qua ci siamo con le veneziane. Ciao a tutti, io sono Sergio, sono il gestore insieme alla mia famiglia, insieme ai ragazzi del Forno Conti. Io mi chiamo Conti e abbiamo aperto questo posto nel 2022 dopo tantissimi anni passati in un'altra attività di famiglia, sempre simile. Noi siamo panificatori da quattro generazioni, dall'epoca dei miei bisnonni. Abbiamo lasciato il vecchio locale per rinnovarci e abbiamo ideato questo format cercando di essere un po' più moderni, un po' più proiettati verso il futuro, e ci stiamo divertendo. Ciao, grazie. Quindi quadrati di pasta sfoglia li facciamo salati con uno sformato di patate e zucca. Dolci con pera, crema, mela e un cremoso alla vaniglia, e un altro con crema arancia, e poi ne faremo altri sei con crema pasticcera al cioccolato e nocciole. Ora partiamo con quelli salati. Patate, cipolla e panna. Zucca al forno con paprika, aglio e peperoncino. E questi li andiamo a guarnire tutti con erbette spontanee che ci porta questa ragazza dalla zona dei castelli, no? Ci dà questa misticanza piena di fiori, erbe, wow. Molto bella. Coltello. Allora, questi saranno dei panini come dei hamburger, ma con l'impasto della pizza, è un metà. Questo qui è sempre uno sfogliato con dietro cicoria, salsiccia e provolone di formaggio. E sopra sesamo. Invece è un pan suisse con una laminazione a croce, significa una sfoglia al contrario sopra che dà croccantezza, crema e cioccolato fondente. Quelli con la cicoria. E questi sono i danesi con crema pasticcera e frutta. Abbiamo cardamomo in polvere.
sono delle girelle sfoglia che useremo per fare dei panini, quindi le faremo salate con prosciutto cotto, formaggio e insalata. Chiesto un favore. Adesso gli faccio una granella. E così. Non l'ho mai visto entrare così, Schiando, perché riesce a mangiarmi. Sì. Era il mio timore un pochino, Sì, perché? Per sabato, per come gliel'abbiamo presentata, croccante al sesamo. Ora sta un po' fuori e poi lo mettiamo nella gella a 13 gradi. Vabbè, che famo, se muovevo. Ma aspettiamo, venite a trovarci qui da Forno Conti a Roma, ragazzi, mi raccomando, a presto. Siamo pronti per voi. Grazie. Cotta due volte, la seconda volta diciamo cotta nel burro. Poi c'è una banana flambata, una mousse al cioccolato, croccante sesamo nero e sesamo bianco.